regia dei Negramaro con Via le mani dagli occhi sulla grande radio del sud. Mamma mia, che bel rock! Siamo in compagnia dei nostri amici, davvero, nel vero senso della parola. Ormai siamo diventati proprio amici? No, scherzo. Ci sono Federico, Susi e Cassandra, siamo a noi. Esatto, arrivano ancora un sacco di messaggi, di mail. Sono soprattutto di attestati di stima, complimenti, baci con risucchio e così via, quindi è là addirittura lingue. Ecco, infatti, quindi leggerli tutti non sarà possibile, chiaramente. Ricordiamo che tutti i blog ci stanno ascoltando, tutti i forum, anche quello dei vostri concorrenti, di amici, per esempio quello di Roberta ci ha scritto adesso, tutto il forum ufficiale ci ascolta, o anche altri. Io dicevo, voi siete non solo di edizioni differenti, ma nel caso della stessa edizione, Susi e Cassandra, eravate di due squadre differenti, ecco, sì, ricordiamo. Io ero nei blu e Susi era nei bianchi. Noi abbiamo visto questa competizione interessantissima, abbiamo notato anche una serie di cose personali che hanno contraddistinto tutto il format. Per esempio, ecco, si parla molto anche qui sulle mail che ci stanno arrivando di Marco Carta, del vincitore di quest'anno. Allora, diciamo che io ora mi sbilancio su una considerazione. Marco Carta è un personaggio che probabilmente ha un grande cuore e anche un grande vissuto alle proprie spalle, difficoltoso. Dal punto di vista tecnico, forse il vincitore dell'anno scorso aveva qualcosa in più, non lo so. È un'affermazione che ci può stare oppure ho detto una stupidità? Ma guarda, siamo due personaggi diversi, è giusto che una trasmissione spazi, cioè io ho vinto l'anno scorso per determinati motivi che poi, non lo so, lo dovrebbero dire loro che mi hanno votato, e Marco ne ha vinti per altri. Certo, io non avevo una vita traumatica, non ho tragedie familiari, magari Marco è stato più sfortunato di me e è giusto che il pubblico, che l'Italia abbia premiato anche questo aspetto di me. Posso dire una cosa? Sì. Una delle virtù che riconosco a Federico è proprio questa, cioè la capacità di dire tra le righe, cioè lui non ha bisogno di dirti esattamente, guarda, X, Y e Z, cioè lui va in mezzo, fa uno slalom molto elegante e raggiunge secondo me l'esito doppio, cioè proprio bam, per pochi, per pochi. E le dice anche bene, guarda questa mail, dice: sei bravissimo Federico e grazie a Dio sei anche intelligente e azzecchi i congiuntivi in quest'Italia di tronisti. Ciao. Beh, e continua così Francesca over 30. Beh, però tronisti, amici, siamo sempre della stessa famiglia, quindi sempre. Cassandra, a te chiederò più o meno la stessa cosa, visto che tu invece, Cassandra, eri nella squadra di Marco, ricordiamo, sì, eri blu anche tu, quindi comunque Marco, secondo te invece cosa ha lasciato da vincitore? Ed è giusto che abbia vinto lui questa edizione? Allora, io sono contentissima della vittoria di Marco, anche perché comunque era un componente della mia squadra, quindi è giusto che ti fassi per lui. E Marco ha un grande cuore, magari la tecnica è quella che è, ma Marco infatti comincerà a studiare insieme a noi a scuola con Jurman, dato che ci ha dato una borsa di studio a me, a Marta e a lui, quindi... Hai capito. E beh sì, perché poi si continua vincerà a studiare. Anche sulla tecnica. Sulla tecnica, vedi, la tecnica. L'ha parlata Fiorentina. Se non l'avesse capito lei, ora Cassandra è proprio qua di potenza. Sono di potenza. No, cercherò di aggiungere qualche C stasera. No, beh sì, bravissima, siete davvero molto molto bravi, avanti. Ma poi la Toscana è la culla del volgare della lingua italiana, cavolo, per qualche C in meno cosa vuoi infatti, che sia. E se lo dice Mauro dal sogno, guarda, non se ne accorgerà nessuno stasera.